Ecco la nuova gamma di Dome 2018. Sono stati migliorati, sono stati aggiunti accessori, ma soprattutto, e lo scriviamo grosso così, è finalmente arrivato il Dome per la Hero Session. Come sempre, prima li proviamo sul campo, poi vi diamo il nostro parere. Dopo il test in acqua è arrivato quindi il momento di questa review a 360 gradi. Naturalmente in descrizione trovate tutti i link ai Dome e gli accessori. Ormai sono molto diffusi, tutti sanno a cosa servono. Per chi ancora non lo sapesse, riassumiamo in 20 secondi tutte le loro funzionalità. La prima funzione di un Dome è realizzare magnifici scatti sott'acqua under-over, ovvero 50% sopra e 50% sotto l'acqua. Senza Dome questo scatto è quasi impossibile, in quanto il pelo dell'acqua risulta troppo vicino all'obiettivo della telecamera, facendo risultare lo scatto sfocato e fastidioso. Il Dome, con la sua cupola, ci permette di allontanare l'obiettivo quel tanto che basta dall'acqua per permettere una separazione netta. Un'altra funzione molto meno nota è quella che ti permette di realizzare riprese molto più ampie e luminose anche sott'acqua. Ecco due clip side by side, una fatta con Dome e una senza. Chiarito a tutti a cosa serve, partiamo con la vera review. Come già anticipato, in questa nuova serie 2018 abbiamo due nuovi modelli. Uno per Hero 5 Black, 6 Black e Hero 2018 e uno compatibile invece con Hero 5 Session e Hero Session. Mettiamo un attimo da parte quello per la Session e cominciamo con quello della serie Hero. In scatola troviamo innanzitutto il Dome, il panno di pulizia dedicato, l'impugnatura, il trigger e una cover dedicata. Ed è questa la prima novità della nuova versione. In ogni Dome viene fornita la copertura che fino all'anno scorso doveva essere acquistata a parte ed è estremamente importante per evitare graffi sulla lente. Per quanto riguarda il Dome in sé, è garantito impermeabile fino a 30 metri. Le finiture sono di ottima qualità e per montare la GoPro basta semplicemente aprire lo sportellino e inserirla. Non è dotato di finestrella per il display anteriore, per evitare fastidiosi riverberi di luce durante gli scatti. Presente invece l'utile linea posta sul retro, che ci serve per capire quando immergerlo per ottenere una perfetta divisione 50-50. Per quanto riguarda i tasti, chiariamo una volta per tutte il dubbio che avevate. Se nelle vecchie versioni del 2015 e 2016 i tasti potevano andare a rovinare i tastini in gomma della GoPro, con le versioni 2017 e 2018 il problema sembra definitivamente eliminato. Come vedete, nessuna di queste GoPro presenta danni dopo essere stata utilizzata con il Dome, quindi tutto ok. Per quanto riguarda gli accessori presenti in scatola, servono principalmente ad impugnare il Dome. I setup che possiamo scegliere sono due: solo handle o handle più trigger. Solo con handle, che è comunque 100% compatibile con tutte le GoPro, per scattare dovremo impugnare la GoPro e azionare fisicamente i tasti di scatto. Con questo setup l'LCD rimane visibile. Se aggiungiamo anche il trigger, avremo una mano libera e potremo utilizzare il grilletto per scattare, ma perderemo la visuale dell'LCD. Insomma, diverse opzioni a seconda delle vostre esigenze. Dopo più di un anno che ci chiedete nei commenti se era disponibile un Dome per Hero Session, finalmente la risposta è sì. D'ora in poi non sarete più discriminati con la vostra Hero 5 Session o la vostra Hero Session. Apriamo la scatola e in dotazione troviamo il Dome, il panno, un cordino e anche qui l'indispensabile custodia protettiva. Come vedete, il design è leggermente diverso rispetto a quelli per Hero 5 e Hero 6. La GoPro si inserisce in un attimo, aprendo questo sportellino a vite e una volta chiuso si è pronti a usarlo. Il tasto di controllo è posto sopra e per quanto riguarda l'impugnatura, invece che il sistema dipole e trigger, è stato semplicemente aggiunto un anellino per infilare il dito. Nulla vi impedisce di utilizzare un qualsiasi handle esterno per l'aggancio, ma sinceramente, provandolo in acqua, l'anellino è estremamente comodo e dovrebbero veramente pensare di estendere questo design agli altri Dome. Per quanto riguarda le finiture, cupola e fissaggio sono gli stessi del Dome della Hero 6 e anche qui l'impermeabilità è fino a 30 metri. Per finire vi lascio un paio di consigli su come utilizzare al meglio i vostri Dome. Per quanto riguarda le impostazioni, sconsiglio le foto singole. Piuttosto optate per una sequenza, ad esempio 30 foto in 3 secondi, in modo da catturare il momento giusto nonostante le onde del mare. Per quanto riguarda i video, consigliamo almeno 60 fps, in modo da non farvi fregare e avere sempre degli spezzoni buoni. E per le fastidiose gocce d'acqua, consigliamo l'insostituibile RainX. Lo spruzzate sul Dome e lo applicate con un panno, e non avrete più gocce che si fermano al centro dell'inquadratura.
Spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, se avete ulteriori domande o curiosità, scrivetele qua sotto nei commenti. Come sempre, in descrizione trovate tutti i link. Ciao ragazzi e ci vediamo nel prossimo video!